Storytime, Evoluzione Radio. Bentornati ancora qui nel salotto di Storytime. Io sono Emanuele Landi e qui al mio fianco è tornato Arturo Mazzeo. Ciao Arturo, ben ritrovato. Grazie, grazie di avermi rinvitato. Ciao a tutti. Arturo, in questa nuova puntata invece ci occupiamo dell'Accademia Italiana del Pane. E allora presentaci questa accademia e quali sono poi i corsi che propone. Vai caro. Allora, l'Accademia Italiana del Pane nasce ormai molti anni fa da un'esigenza, perché ci eravamo accorti che, e oggi è ancora così, tranne nel nostro caso, il fatto che per diventare panettiere non c'era una vera e propria scuola sul campo, cioè c'erano solo corsi da laboratorio o da aula, chiamiamoli così, e però non offrivano una reale esperienza poi di panetteria. Il pane dove si fa? Chiaramente in una vera panetteria. E non tutti, oltretutto, potevano fare corsi di quel tipo lì, ma io e gli altri fondatori dell'epoca non li ritenevamo efficaci, perché se vuoi imparare una cosa artigianale, specialmente fatta con le mani, non si fa solamente con un libro, anzi è il contrario, esatto. Si fa il 90% con le mani e col 10% di teoria. Questa è la nostra, diciamo, filosofia. E quindi da lì è nato un network di panetterie che si sta sempre di più espandendo in tutta Italia, per insegnare a tutte le persone che vogliono intraprendere il mestiere del panettiere proprio questa antica arte dell'arte bianca. Quindi con noi stai dal primo all'ultimo giorno in una vera panetteria ad imparare tutti i segreti proprio del panettiere, quindi tutte le ricette che si fanno in ogni parte d'Italia, perché il pane, la cosa bella è che vai al nord e lo fanno in un modo, esatto, diciamo, ci sono delle ricette, diversificato. Vai al sud, anche i tipi di farine sono diverse, ci sono tante sfaccettature, no? Ancora di più della pizza, ancora di più, anche la pizza chiaramente non è tutta uguale, no, in Italia, ma il pane è ancora più, c'ha ancora molte più sfaccettature. E la cosa bella è che all'inizio alcuni si chiedevano, ma scusa, già è difficile trovare persone che vengono a fare il panettiere, no, per ancora adesso devo dire, non sia così. Quindi si chiedevano, ma verranno persone a fare i corsi? Tutti i giorni, non c'è mai un giorno che non ci contattano persone che vogliono avere almeno informazioni, e quindi vuol dire che sono interessate, poi di cui alcune poi si iscrivono in varie parti d'Italia perché proprio lo vogliono fare. E noi non facciamo corsi per amatori, ecco. Quindi per casalinghe, noi facciamo solo corsi per chi vuole fare questa professione, quindi solo corsi professionali, purché li facciamo comunque, però c'è sempre tantissima richiesta di posti di lavoro. Quindi ci sono più richieste, questo ve lo dico, rivolto a tutte le persone che sono interessate ad intraprendere questa professione, questo mestiere, professione, chiamiamola in uno dei due modi, esatto, ma tanto il succo è quello. C'è tantissima richiesta di posti di lavoro. Basta che andate a vedere anche nel nostro sito di lavoro, che è piajob.com, che è anche un'app, oltretutto, e lì vedete varie offerte di lavoro da nord a sud di panettieri. E anche vi dico anche questo, anche se non le vedete lì, io sfido che non lo possiate trovare dopo il corso, andando anche da soli a presentarvi nella vostra città, portando il curriculum e chiedendo alle varie panetterie della vostra città, perché un posto di lavoro come panettiere comunque lo trovate, ve lo garantisco. Ve lo posso garantire. Ti voglio chiedere, Arturo, come abbiamo fatto anche in altri appuntamenti, se si può partire comunque da zero, purché si abbia la passione, la predisposizione per prendere questo lavoro, e soprattutto poi quanto dura l'accademia? Ma allora, i nostri corsi vanno da un mese a due mesi di media, no? Uno può scegliere quello che è più consono alle proprie esigenze, alle sue esigenze. E poi eventualmente ci contattate, vi diamo tutte le spiegazioni del caso e vi spieghiamo appunto la differenza che c'è da un corso all'altro. Quindi più o meno le lunghezze sono queste qua.
Poi invece l'altra domanda, se si vuole partire da zero? Sì, noi facciamo solo corsi a chi parte da zero, solo, quello è il nostro target, basta avere passione. Poi dici c'è un'età? No, perché comunque sono venuti a fare dei corsi persone che erano ultra la cinquantina d'anni come età. L'importante è in molti casi avere la voglia di lavorare di notte. Anche se, vi dico questo, non tutte le panetterie oggi lavorano di notte. Alcune iniziano a lavorare, perché oggi i macchinari sono diversi, sono cambiati, alle 6 del mattino, per esempio. Quindi alcune continuano con il metodo tradizionale, quindi di notte, altre no. Quindi dipende dalla panetteria dove intanto andate a fare il corso e dopo dove trovate lavoro. Quindi gli orari sono questi. Chiaramente... non dico che è faticoso, però chiaramente è un lavoro manuale, quindi bisogna avere anche solamente un po' di energia per farlo, no? Che non si sa, e non è, si sa, ecco, non è uno di quei lavori che si sta seduti tutto il giorno, ecco. Detto questo, non vedo altri tipi di difficoltà, diciamo difficoltà nel fare questo lavoro non ce ne sono. L'età non è più un problema, perché vista la enorme richiesta di posti di lavoro veramente che ci sono, oggi non, le aziende non possono più permettersi di dire no, tu hai un'età che va oltre, no? Troppo avanzata. Non ti prendo, no, perché se sei bravo e hai voglia di lavorare ti prendono, ecco. Arturo, e poi volevo sottolineare un altro aspetto dopo quello che dicevi tu, perché si pensava, si crede che comunque il lavoro del panettiere sia particolarmente faticoso, non si abbia vita sociale, però tu mi hai già dato piccolo spunto per... La vita sociale, io parlo spesso con panettieri appunto professionisti con cui ho rapporti di collaborazione e tutto. Chiaramente dormono in orari diversi da quelli, metti caso, di un impiegato, ok? C'hanno una vita sociale diversa da quella magari di un impiegato, ma non è che non hanno una vita sociale. Ecco, è solo questo. Una vita sociale a diversi orari, solamente questo. Quindi anche il metronotte mi viene in mente, esatto. No? Dorme, magari fa orari simili a quelli di un panettiere, no? Vero, vero. Ecco. E quindi questo sicuramente poteva essere un punto da sfatare, quindi come è capitato in altre circostanze ti chiederei, Arturo, se hai anche magari un episodio, un aneddoto, proprio un buon motivo proprio per chi volesse intraprendere questo corso. Ma noi invogliarmi. Guarda, abbiamo fatto corsi a persone di vario tipo, per esempio anche a delle persone più di una volta di comunità che poi volevano reinserirsi nel mondo del lavoro, rifugiati, ormai sono tanti i tipi di persone diverse, ma anche persone che venivano dall'estero. Mi ricordo anche un aneddoto di una persona che poi andò in Africa, proprio in una zona proprio remota dell'Africa, e lì aprì un suo panificio, perché lì mancava un po' la cultura del pane come si fa almeno in Italia, e tuttora è lì. Ho perso poi contatti, però le prime volte che appunto aveva aperto mi diceva che si stava divertendo, no? Perché comunque era una cosa insolita per loro. Di aneddoti ce ne sono tanti, ecco. E allora ti chiederei proprio, Arturo, in chiusura di questa nostra chiacchierata, anche come è possibile contattarvi, come è possibile intraprendere questo percorso? Ma basta appunto compilare il form del sito Accademia Italiana del Pane, vi daremo tutte le informazioni e poi da lì potete iscrivervi e procediamo direttamente con la vostra futura nuova, chiamiamola, carriera. Io vi ricordo che oltre al sito c'è anche la pagina Facebook Accademia Italiana del Pane, e se avete qualche domanda, richiesta nello specifico, scrivete a info@accademiaitalianadelpane.com. Arturo, come sempre ti faccio fare un ultimo messaggio, magari un ultimo invito rivolto ai nostri ascoltatori. Ma io finisco solamente dicendovi che se avete passione, volete anche intraprendere una nuova vita e un nuovo percorso, no? Lavorativo, non c'è più un'età che deve spaventarvi. Lo testimoniano ormai i tanti casi di persone che si sono rimesse in gioco, in discussione a qualsiasi età, e ci hanno, nel loro caso perché volevano approcciarsi al pane, contattato. Quindi non scoraggiatevi, se volete, se avete la passione appunto
di entrare nel mondo della panificazione. Noi siamo qui apposta per voi e posso dirvi in bocca al lupo, perché di posti di lavoro, ripeto, l'ho già detto, ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti in questo ambito. Alcuni sinceramente aiutiamo noi in prima persona, i più meritevoli, poi a inserirsi. Quindi dovete solamente metterci volontà, passione, contattarci e iniziare poi un nuovo percorso di vita. Vi ricordo www.accademiaitalianadelpane.com, la pagina Facebook o la mail info@accademiaitalianadelpane.com. E nel frattempo ringrazio Arturo Mazzeo. Arturo, grazie e ci ritroviamo per una prossima puntata. Grazie a tutti, ciao. Storytime, Evoluzione Radio.